Carico? Sì. Se chiedi qualche parola. Una parola. Una parola. Una parola. Una parola. Una parola. Che parolina. Ansia. Guarda, è partito presto. È già partito presto. Adesso. Famiglia. Vi ringrazio e sono sicuro che questo tema è molto attuale, molto centrale, lo è sempre chiaramente, ma in questo contesto che stiamo vivendo noi oggi, per come ci vengono disegnati i musulmani o per le calunnie che vengono, con cui vengono calunniati i musulmani, noi dobbiamo capire queste cose per primi per poi trasmetterle. Questo evento è stato organizzato dai giovani, per i giovani, e anche questa cartellina qua è stata realizzata dai giovani per i giovani. L'unico momento in cui tu sei autorizzato a non dire sia alla mamma o al papà, quando ti chiedono di non credere in Allah, di associare con Allah qualcos'altro. Anche se fosse una loro miscredente, ti devi accompagnare bene nella vita. Allah subhanahu wa ta'ala, wa salatu wa salamu alla dunya, ma la ruffa, nel mio modo anche se sono miscredenti. Hai mangiato con tu parlare male di queste persone. Perciò Allah ti dirà mangia. Ce la farete a mangiare? La tua amica, davanti a te, la mangi meno. Se parli male di lei, la stai mangiando. Perché parlare male di queste persone? Perché ti pettegolezzi? Che guadagno hai? Hai parlato male di questa persona, cosa hai guadagnato? Io mi chiamo Abir. Ho 22 anni, sono al terzo anno di Università Economia Brescia e lavoro. Devo dire che le emozioni di Allah subhanahu wa ta'ala, i sentimenti di Allah subhanahu wa ta'ala noi non possiamo sicuramente capirli, perché la saggezza di Allah subhanahu wa ta'ala è infinita. I modi di pensare, i modi di calcolare di Allah subhanahu wa ta'ala sono infiniti. Beh, però possiamo avvicinarci solamente un pelino a capire cosa può pensare Allah subhanahu wa ta'ala di noi. Quando è stato lui l'Altissimo stesso a dirci cosa dovete cercare, cosa dovete lavorare, e appunto l'importanza del rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala. E quindi capite che Allah subhanahu wa ta'ala non solo ci ha dato la vita, non solo ci ha curato, non solo ci ha cibato e ci ciba, non solo ci ha dato degli occhi, non solo ci ha dato dei piedi, delle gambe, non solo ci ha dato dei genitori che potessero crescerci fino ad essere adulti e poter provvedere per noi stessi. Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto una cosa ancora più grande, ancora più magnifica, ovvero disegnarci, letteralmente Allah subhanahu wa ta'ala usa il termine disegnare ogni singola persona esistita, che esiste e disegnerà